Le stelle di Azus. Le stelle di Azus. Buongiorno amici, un altro appuntamento con le stelle di Azus. Azus, il nostro astrologo di riferimento. Astrologo di riferimento di Cartomanti Europei, grande organizzazione dedicata all'arte della divinazione, ma in particolare alla cartomanzia telefonica. Nei prossimi 10 minuti i 12 segni dello zodiaco raccontati sapientemente dal nostro amico. Nel frattempo, se volete dare un'occhiata alla nostra organizzazione, fatelo pure attraverso il sito www.cartomantieuropei.com oppure telefonate ai numeri che vedete in sovraimpressione. Ariete? Buongiorno Pasquale, buongiorno. Un saluto ai nostri telespettatori, partiamo dal segno dell'Ariete, altra giornata interessante per quanto riguarda l'aspetto, diciamo, professionale della vostra vita, perché c'è una luna interessante che transita proprio in quel settore del cielo, è una luna che vi permette di essere brillanti in tutto quello che farete, avete una mente anche molto arguta, no? Quindi vi permette di trovare delle soluzioni, di anticipare la concorrenza, di essere sempre sul pezzo, questo è molto importante, sarete veloci anche a decidere e decidere sempre per il meglio, insomma una giornata molto interessante per il lavoro, ma non solo, anche per la vita personale, per la vita sociale, le amicizie sono in primo piano sotto questo cielo e sono delle amicizie che possono permettervi anche magari di risolvere dei problemi quotidiani. L'amore, beh certo l'amore non è il massimo in questo periodo, c'è anche una Venere in aspetto con Nettuno che vi confonde molto le idee, qualcuno potrebbe, soprattutto i singoli, i più giovani che appartengono a questo segno, lasciarsi trasportare dalla fantasia, dal sogno, dalle illusioni. Andiamo al segno del Toro, una luna fantastica, ancora una giornata molto fortunata, possibilità di ottenere grandi successi sul lavoro, la possibilità di ottenere magari anche un apprezzamento dalle persone che lavorano con voi o dai vostri superiori, dal vostro capo o addirittura per chi è alla ricerca di una sistemazione lavorativa e professionale, questa potrebbe essere la giornata ideale per spedire ad esempio un curriculum, per farsi avanti o per ricevere una proposta di lavoro. Amore sempre un po' conflittuale, ma sotto questo Marte però trionfa la passione. Andiamo al segno dei Gemelli, ancora una giornata piuttosto complicata, è in famiglia che c'è bisogno di un maggiore impegno da parte vostra e diciamo che le grane anche che arriveranno in questo giorno vengono proprio dalla casa, dai rapporti familiari, rapporti anche con i figli, se ne avete, insomma dovete essere presenti, dovete rimboccarvi le maniche, dovete rendervi disponibili rispetto a quelli che sono i problemi delle altre persone, delle persone che vi circondano. L'amore è un amore che vi ha dato molto in quest'ultimo periodo e che forse in questi ultimi giorni si è un po' eclissato, ma tornerà a splendere tra non molto. Andiamo al segno del Cancro, ancora una luna molto interessante per i rapporti personali, per le notizie da ricevere. Dovete essere molto attivi sotto questo punto di vista, su questo fronte, no? Se amate anche i social, questa è una giornata ideale proprio per magari chissà farsi valere, no? Mettersi in evidenza, mettersi in mostra. È una giornata che parla anche di piccoli viaggi, di piccoli spostamenti da fare magari per lavoro o anche per piacere, che possono portare delle belle sorprese, delle belle novità. L'amore molto intenso, molto romantico sotto questo cielo, insomma sarà una giornata veramente ottima per quanto vi riguarda. E poi se siete dalle parti di Bari, ecco, potete già da oggi e comunque fino a domenica raggiungere lo stand di Cartomanti Europei all'interno del Festival dell'Oriente. Ecco, questa fiera, questo festival che fa su e giù per l'Italia, e Cartomanti Europei segue ogni tappa in modo che tutti quanti voi possiate conoscere da vicino l'importanza, lo spessore, l'attenzione che Cartomanti Europei ci mette nell'arte della divinazione, nella cartomanzia telefonica soprattutto. I numeri che vedete in televisione, in sovraimpressione qui in televisione, sono a vostra disposizione dalla mattina presto a notte inoltrata. Il sito internet, se volete fare tutto da soli, è il www.cartomantieuropei.com. Altri quattro segni. Sì, ripartiamo dal segno del Leone perché è una giornata bella quella che vi attende.
È una giornata forse un po' monotona, no? Per delle persone come voi che sono abituate sempre a prendere così il toro per le corna, ad afferrare il toro per le corna e quindi ad essere propositivi, ad essere molto attivi, ad essere quasi frenetici nelle cose che fate. In questa giornata invece dovrete avere pazienza, aspettare anche il momento giusto, sia sul lavoro, ma anche nei rapporti di coppia, nei rapporti con i vostri amici. Dovete tenere a freno un po' la vostra esuberanza, che ogni tanto vi porta ad esagerare, sia nelle manifestazioni d'affetto, ma anche nelle critiche, anche nel dire e nel rivelare le cose che non vi stanno bene. Ecco, questa è una luna che vi chiede attenzione anche nell'amministrazione del vostro denaro. Andiamo al segno della Vergine, ancora una giornata bellissima, molto intensa sotto tutti i punti di vista, con una Venere fantastica. Nel segno dello Scorpione, in aspetto con Nettuno, l'amore in questo momento vi fa sognare, amici della Vergine. Ecco, quindi un amore può sbocciare in qualsiasi momento, una grande passione, una grande attrazione, un invito può arrivare anche questa sera stessa. È un momento molto intenso, voi vi sentite anche più leggeri e soprattutto più disponibili e quindi disposti anche a vivere delle emozioni che possono essere passeggere, superficiali, quanto vi pare, ma che sono capaci di darvi e regalarvi delle emozioni clamorose. Andiamo al segno della Bilancia, ancora una luna alle vostre spalle, l'indecisione caratterizzerà ancora questa giornata, non riuscirete ad essere efficaci in quello che direte, in quello che farete, e allora è meglio giocare un po' in difesa, diciamo così, no? È meglio non prendere delle iniziative che possano essere anche un po' rischiose, cercate di mantenere la calma, ma soprattutto dovete dominare un po' la vostra ansia e la vostra apprensione anche nei confronti delle persone che amate. Andiamo al segno dello Scorpione, luna bellissima nel segno della Vergine, parla di rapporti sociali, parla di amicizie, parla di denaro. Ecco, questa è una giornata che può risultare anche alla fine molto positiva, non so, penso ai commercianti, penso a chi svolge un'attività a contatto con il pubblico o proprio nel commercio, perché questa è una giornata produttiva, ma anche per tutti gli altri possono arrivare delle gratificazioni personali e poi l'amore che è grande protagonista e che promette molto anche in questa giornata. Del resto siamo entrati in un periodo in cui le emozioni sentimentali sono destinate a cambiare le vostre giornate, il vostro umore e in alcuni casi anche la vostra vita. Il sabato pomeriggio Azus apre la sua linea telefonica, significa che potete ottenere, parlando privatamente, telefonicamente con lui e non televisivamente, il vostro oroscopo personalizzato, quindi quell'oroscopo non più generico come quello che raccontiamo in televisione per ovvi motivi, perché parliamo ad un'ampia platea, ma quello basato sulla vostra data di nascita, sul vostro luogo di nascita e, se possibile, anche sul vostro orario di nascita. Telefonate i numeri che vedete in sovrappressione, prenotatevi, verrete richiamati sabato pomeriggio tra le 15 e le 17 per far sì che possiate parlare appunto con Azus, mentre lui stesso ci racconta gli ultimi quattro segni di quest'oggi. Ripartendo dal segno del Sagittario, che vivrà un'altra giornata attesa, ecco, l'attenzione sul lavoro sarà evidente in questa giornata, il nervosismo, no? Avrete anche la tendenza a rispondere male alle persone che vi circondano. E tutto questo può creare poi anche dei battibecchi, dei litigi all'interno dell'ambiente professionale, però voi non dovete esagerare, almeno quando vi ritrovate poi a casa, in famiglia e con il vostro partner. Sfogatevi sul lavoro, in casa sarebbe meglio limitare soprattutto le pretese, oltre che a moderare le parole nei confronti del partner, perché con questo Marte nel segno del Capricorno davvero ci potrebbero essere delle fratture importanti. Andiamo al segno del Capricorno, luna ancora meravigliosa, tutto ciò che ha a che fare con il lontano, che ha a che fare con l'estero, che ha a che fare con i viaggi, è protetto da questa luna bellissima nel segno della Vergine, ma una luna che parla anche di nuove possibilità, di nuove esperienze professionali e lavorative, ottima luna per i giovani studenti. E poi questa è una luna che parla chiaramente d'amore e di sentimenti, un amore è destinato a regalarvi una serata molto intensa, direi hot. Addirittura. Va bene. Andiamo al segno dell'Acquario.
Per voi, insomma, questa è ancora una luna. Non è 8 per insegnare qua. Non è, oddio, questa potrebbe anche essere una luna passiva, però è una luna più trasgressiva e quindi bisogna essere un po' portati anche, no? Alle trasgressioni, perché c'è chi in qualche modo cerca di soffocare certi istinti, facendo anche bene nella, non maggior, so di cosa nella parli. Maggior parte dei casi. Non so di cosa parlo, sono un santarellino. Un santarello, ok. Sì, sì, sì. Ecco, però è una luna che vi può portare anche a commettere delle sciocchezze, per esempio in ambito finanziario. Ecco, una giornata in cui le questioni legali, burocratiche, i rapporti, non so, con la banca, ad esempio, alla posta per pagare delle bollette o delle tasse, insomma, possono portarvi anche delle sorprese, diciamo, non proprio gradevoli e gradite. Però voi in questo momento ricordate, amici dell'Acquario, che nonostante i piccoli problemi quotidiani che si possono sempre incontrare, potete fare affidamento su questo Giove magnifico e alla lunga i problemi li risolverete, quindi non arrabbiatevi più di tanto. Chiudiamo con il segno dei pesci, perché c'è una luna opposta insieme a questo Mercurio, rapporti lavorativi ma anche commerciali molto difficili, ok, in questa giornata. Sarebbe il caso di andarci sempre con i piedi di piombo, qualsiasi cosa vi venga proposta, e quando arriveranno delle richieste, voi dovete fare buon viso a cattivo gioco, anche se certe richieste impongono magari un surplus di fatica e di stress. L'amore però è pronto a ricompensarvi già nel corso della serata con questa Venere estremamente romantica, e voi davvero potete vivere e realizzare un sogno. Amici dell'Acquario, prendete il calendario, andate su giovedì 29 settembre, fateci la croce rosa. Per cortesia, regia, scrivimelo qui. Pasquale Valiante, segno zodiacale Acquario. Buona giornata amici, è tutto per questo appuntamento. A parte gli scherzi, noi ci ritroviamo domani. Se volete sapere il vostro oroscopo personalizzato, chiamate anche adesso per prenotarvi, per parlare poi con lui sabato pomeriggio tra le 15 e le 17. Non è detto che per tutti gli acquari debba essere quello il racconto, no? Giusto? Esatto, perfetto. Buona giornata a tutti quanti voi. Ciao.